Buonasera, ben rivisti tutti. Torniamo dopo una settimana di assenza per la Pasqua. Ci fa piacere essere di nuovo insieme a voi, condurvi nel mondo del Pescara, Pescara Prima Squadra e Pescara Giovani. Questa sera insieme a Luciano Miani. Buonasera Luciano. Buonasera. È un ex calciatore che ha militato in squadre come Pisa, Ternana, Vicenza e altre ed ora è un allenatore e anche dirigente sportivo. Noi abbiamo in collegamento, li avremo tra poco, gli esordienti del 2009 della Pescara Calcio, che come al solito porranno le domande al calciatore presente, che incontreremo più tardi in Zoom, perché come sapete il Pescara è in ritiro in attesa della partita di domani con il Brescia. Io saluto tutti voi, saluto Luciano Miani, che è abruzzese sì. Di origine, poi ha girato tanto per lavoro, adesso hai un momento di pausa, possiamo dire di riflessione, ma segui con tanta attenzione il mondo del calcio. No, seguo sempre, ma dall'anno scorso dai problemi preferisco per il Covid, stare ai margini, sì, per il Covid, ma anche per una decisione personale, preferisco così. Comunque sei fiducioso adesso con i vaccini, con la stagione calda, pensi che ritorneremo a uno stato di quasi normalità a breve? Ma penso e lo spero anche, perché ormai è un anno che sentiamo di tutto e di più e quindi esperti, poco esperti, parlano tutto. Certo ci dobbiamo affidare a quello che la scienza e gli esperti ci dicono. Allora, noi inizieremo a parlare con i primi ragazzi che si sono collegati. Loro arriveranno tutti più tardi, gli esordienti 2009 arriveranno più tardi, però ne abbiamo selezionati tre proprio per farti delle domande. Siccome parte della nostra trasmissione dedicata al mondo giovanile, ti chiediamo, prima di dare la parola ai nostri baby, i tuoi esordi. Tu sei cresciuto nelle fila della Juventus. Io sono cresciuto qui a Chieti nelle file del River, ma sono andato a 14 anni, già la Juventus mi acquistò e a 15-16 anni ero già a Torino. Sì. Che cosa conquistò la Juventus di Miani 14enne? Non lo so, perché allora adesso ci sono le varie scuole calcio, ci sono molte. Allora eravamo veramente dei ragazzi, dei ragazzini che presi dalla passione, con pochi strumenti, con poche attrezzature, però c'erano dei dirigenti molto capaci e le famiglie ti davano quello che potevano dare. Poi se avevi talento andavi avanti. Quindi ragazzi c'è tanto da parlare con un talento abruzzese che ha tanta esperienza sul campo e anche fuori dal campo come dirigente, come abbiamo detto. Allenatore. Allora io vorrei salutare Francesco Di Bello, Matteo De Leonardis e Riccardo Sabatelli. Ciao ragazzi, benvenuti. Io vedo anche Massimo Profeta che come sempre si nasconde tra i cuccioli e non si fa sentire, ma l'abbiamo visto. Ciao Massimo. Sono un cucciolo. lo so, ma lo sappiamo. Allora Massimo, farei fare la prima domanda a uno dei ragazzi, poi do la parola a te perché sicuramente conoscerai molto bene Luciano Miani. Allora, Francesco, la tua domanda per il nostro ospite. C'è una cosa nella tua carriera calcistica che non rifaresti? Diverse cose, ma purtroppo non si può guardare indietro. Qualche decisione bisogna prendere al momento, però posso dirti che non rifarei. Ero giovanissimo ed ero nella prima squadra della Juventus, siccome giocavo poco e spesso in tribuna, e chiesi di andare via, non lo rifarei mai perché era in una squadra la più forte d'Italia, al di là del tifo e della passione. Massimo, cosa dici? È stato un errore? Vabbè, sai, col senno del poi, probabilmente ha ragione Luciano che saluto. Perché a parte che è stato un grande calciatore, che qui stiamo parlando di un giocatore di grandi qualità tecniche, però se lo dice lui ci dobbiamo credere. Magari sarà stato un errore, non lo so, però ha fatto una carriera secondo me importante. Certo, forse avrebbe potuto fare di più col senno del poi, ripeto, se lui lo dice evidentemente c'è questo rammarico. Però vorrei ricordare
che lui è vice campione d'Italia con la Fiorentina, campionato 81-82 in Serie A, no? Quel testa a testa Luciano con la Juventus, poi tu sostituisti Antognoni, no? Dopo quel grave infortunio con Silvano Martina, desisti, ti diede la maglia numero 10, 26 presenze e 4 gol in quella stagione, se non vado errato. Sì, sì, è un ricordo, è vero, per quello spesso anche da le TV di Firenze e della Toscana ci sentiamo anche spesso per quello. Volevo chiedere al nostro regista Andrea Di Fabio di mostrare una foto con la maglia della Fiorentina, in cui Luciano indossa la maglia della Fiorentina. Che bel ragazzo, eh? Ah sì, bel ragazzo anche molto bravo. Sì, assolutamente. E poi abbiamo anche altre foto che faremo vedere, ecco qui, quest'altra invece con la maglia prima della Juventus. Lì c'è la maglia della Juve, era proprio quel periodo, quello che dicevo io, però era un periodo dove la Juventus era la Juventus, con i giocatori come Zoff, con Scirea, io avevo davanti a me Scirea, con Cabrini, e quindi ecco, l'errore che feci è quello di chiedere di andare via, non saper aspettare il mio turno. Matteo Leonardis, ci sei? Sì. Allora, hai sentito la storia che ci ha raccontato Luciano Miani? Prima della tua domanda, ne faccio io una a te. Tu se avessi 20 anni e ti trovassi nella Juventus, dove non ti danno spazio, chiederesti di andare via? No. No? Perché tifo la Juventus e non lascerei per niente al mondo. Ah, ecco, mi parla la tua squadra. Allora, Matteo, la tua domanda. Qual è la differenza tra allenare delle giovanili e una squadra professionistica? Bravo, questa è una bella domanda. Il lavoro sul campo praticamente è identico, si può dire che è identico. Però una squadra professionistica ci sono pressioni esterne, pressioni dove si ha a che fare con dei professionisti, con degli uomini, non più con dei ragazzini, con dei ragazzi. E quindi ci vuole molta psicologia, oltre che il lavoro sul campo. E questa invece è una foto con la casacca del Vicenza, la squadra che ti ha fatto esordire in Serie A. Sì, con il Vicenza esordì in Serie A a 22 anni. Uh-huh. E i ricordi che più ti legano a una squadra, alla squadra del cuore, qual è? Quali sono? Allora, io negli anni 80, in quegli anni ero considerato uno degli zingari del calcio, perché giravo parecchie società, e nella classifica erano i top 10 degli zingari. E quindi devo dire che un po' per mio carattere, un po' anche perché noi abruzzesi siamo abbastanza, ci troviamo bene dappertutto, ero ben voluto un po' in tutte le città. Chiaramente devo dire che Vicenza poi è stata casa mia per tanti anni, io ho abitato a Vicenza fino a 9-10 anni fa e ho tuttora legami a Vicenza. Quindi. E poi dal punto di vista sportivo, dal punto di vista professionale, chiaramente quando giochi lotti per vincere uno scudetto, quindi Firenze. Firenze. Allora adesso torniamo ai nostri ragazzi, c'è la domanda di Riccardo Sabatelli. Riccardo? Sabatelli potesse rifare la sua carriera e potesse cambiare il ruolo, lo vorrebbe cambiare? Se sì, quale ruolo vorrebbe fare? Ecco, questo è un altro argomento. Nei primi anni 80, quindi parliamo per i ragazzi, è un anteguerra. Erano nati i loro genitori. Diciamo che ero considerato uno dei giocatori più moderni, perché ero già allora, allora si definivano i jolly, Massimo lo sa. Quindi diciamo che ho fatto un po' tutti i ruoli, anche se prevalentemente centrocampista. Difensore anche, giocavo. Difensore, ero eclettico, diciamo. Tutti il mio ruolo preferito però era centrocampista. Tutti i numeri dall'1 a 11 tranne il 9 hai avuto, vero? Tranne il 9, bravissimo. Anche l'1, ho fatto anche il portiere in Serie A. Chiaramente sono subentrato. Io faccio la stessa domanda a Riccardo e a Francesco. Voi lascereste la Juventus o comunque un'altra squadra di prestigio anche se non vi facessero giocare? Riccardo? Io non lo so perché, cioè, lasciare comunque la squadra per andare in un'altra squadra che ti fa giocare puoi anche esplodere e ritornarci, quindi
Dipende da che situazione. Ecco, io forse farebbe la tua stessa scelta. Bravo. Invece, Francesco? Per me, anche per me dipende come Riccardo Sabatelli, però anche come ha detto Matteo, la Juventus è la tifo, quindi non la lascerei. Massimo, la carriera di Luciano Miani è poi continuata come allenatore, ha guidato le giovanili di Venezia, Vicenza, Renato Curiangolana, l'Alzano, Virescit, il Trento e il Legnano, giusto? Certo. Ha E allenato anche in anche Serie B. con il Chievo in Serie, esatto, con il Chievo in Serie B Ecco. una breve E tra esperienza. l'altro ha allenato anche un nostro amico, Fabio Ferraresi, che è l'opinionista di punta per le trasmissioni che conduco, perché è molto bravo anche quando parlo di Bravissimo, sì, calcio. molto E lo ha bravo. allenato, credo, nel 99, 2000, 98-99 in Serie B. Insomma, Fabio era ancora giovane e davanti, me lo diceva poc'anzi ai microfoni spenti, Luciano, insomma, davanti a lui c'era un signor giocatore come Eugenio Corini, perché Fabio Ferraresi di fatto è stato sempre il classico metronomo, il costruttore di gioco, il regista. Quindi davanti a Fabio c'era un giocatore che era importante in quel periodo come Eugenio Corini. Quindi c'è stata questa esperienza di Fabio che mi ha sempre parlato molto bene, tra l'altro, di Luciano Miani. Tra l'altro si sono poi rivisti e incrociati di nuovo nell'Angolana, no, Luciano? Sì, Fabio devo dire che è sempre stato da ragazzo un calciatore, un giocatore di prospettiva, di talento. Poi poteva sicuramente nell'arco della carriera fare esprimere qualcosa meglio. E poi lo ritrovai in Serie D all'Angolana, diciamo nel 2011-2012, mi sembra. Quindi una carriera, Massimo, da allenatore che deve assolutamente riprendere, anche se lui, come diceva prima, si è fatto momentaneamente da parte per questo brutto momento, no? Per il Covid. Beh, lui tra l'altro io l'ho seguito, ha sempre fatto bene Luciano, perché poi ha questo modo di gestire, secondo me, dal punto di vista psicologico, lui diceva una cosa importante, allenare i giovani è altra cosa che rispetto ad allenare, c'è una differenza sostanziale se alleni i giovani da una parte e se alleni diciamo, giocatori già fatti di prima squadra. Secondo me lui ha sempre fatto delle buone esperienze da tecnico, però evidentemente non dico che sia disamorato, perché forse non è neanche il termine giusto, però probabilmente ne ha viste talmente tante in questo mondo del calcio che adesso ha deciso di staccare un po' la spina. Del resto il calcio si è involuto tantissimo e io non mi riferisco soltanto agli aspetti tecnico-tattici, di cui possono parlare più o meno tutti, ma io direi anche sotto l'aspetto meritocratico. Adesso non si arriva più, non si fa più il calciatore probabilmente per meriti come una volta. Non ci dimentichiamo, Mila, che lui è stato alla Juventus quando davvero per arrivare alla Juve doveva avere delle qualità importanti, perché prima c'era una selezione naturale, cioè non è che prendevano i ragazzi così. È vero, anche adesso la Juve non è che, cioè, se non sei bravo non vai alla Juve, però prima era ancora più difficile perché per i giovani c'era meno possibilità di arrivare rispetto ad oggi. Oggi giocano tutti i ragazzi, prima invece era diverso. Sei d'accordo? Sì, assolutamente d'accordo. Voglio dire, io mi ritrovai adesso, non so di preciso l'età di questi ragazzi che abbiamo con noi questa sera, però 2009, quindi hanno 11 anni. mi ritrovai da fare la collezione dei figurini Panini e quindi da Juventino, quindi era Juventino, quello che fanno tutti i ragazzi, i ragazzini. Mi ritrovai un anno, 2 anni dopo ad allenarmi nello stesso campo, quindi a giocarci assieme, quindi la soddisfazione chiaramente. Poi in quegli anni dove non è come oggi, le distanze erano un po' diverse, perché mi ricordo che a Pescara c'era ancora la stazione vecchia, Oltre ferroviaria. 30 anni fa. Ragazzi, se avete altre domande potete farle, nel frattempo noi aspettiamo i vostri compagni perché poi entreremo nella seconda parte della trasmissione con Mirko Valdifiori, il centrocampista del Pescara che incontreremo in Zoom e ci proiettiamo adesso nel Pescara di questo momento. Come vedi questa salvezza che il Pescara sta cercando disperatamente di conquistare?
Intanto dico che io spero vivamente che si salvi, perché l'Abruzzo ha bisogno di una squadra come il Pescara, la storia ce lo insegna. Però poi ci sono delle annate come quest'anno che tutto gira storto, è vero, poi possiamo puntare il dito contro uno, contro l'allenatore, contro il dirigente, il presidente, però sono annate che nel calcio purtroppo sono sempre esistite, sono annate storte che è difficile rimetterlo nella carreggiata giusta. In modo positivo devo dire che nelle ultime gare ho visto un Pescara un po' diverso, con... C'è un rimpianto di non aver visto un po' prima, visto anche col cambio degli allenatori, che tra l'altro erano tutti capaci, non è che erano allenatori scarsi. Poi questo da esterno, all'interno della società, all'interno della squadra, lo sanno solo loro quello che succede. Massimo, dice Luciano Miani, un anno storto, quindi ci fa pensare alla sfortuna, ma quante responsabilità ci sono secondo te in... questo campionato? Beh, ci siamo sempre ripetuti su questo argomento, quando le cose vanno male, Mila, le responsabilità sono di tutti, è chiaro che in primis sono del club, è normale, no? Che fa delle scelte, poi le scelte vengono promosse o bocciate dal campo, ma questo mi pare assodato, acclarato, credo che lo sappiano gli stessi dirigenti. Adesso stiamo vivendo un momento diverso, c'è da dire, dopo la sosta, un Pescara che sembra rivitalizzato, rigenerato, secondo me sta avendo un ruolo importante in questa fase la condizione fisica. Io vedo una squadra che corre, che ha una buona capacità dal punto di vista, una buona tenuta sul piano atletico, lo sta dimostrando in queste ultime partite. È chiaro che poi Grassadonia è stato anche bravo, c'è da dire, c'è da fare i complimenti a questo allenatore, perché è più organizzata la squadra, sicuramente ha anche un po' più di coraggio. Io dico sempre: difendere bene per attaccare meglio, questo è un po' il mio cavallo di battaglia, cioè quando tu riesci a stare bene in campo poi riesci anche ad attaccare in maniera più pericolosa. Ecco, in quest'ultimo periodo il Pescara sta riuscendo in questo, sono arrivati due risultati positivi, tra l'altro anche insperati se vogliamo, perché Pisa e Monza sono sulla carta squadre importanti. Col Pisa è arrivata una vittoria secondo me ineccepibile, e a Monza si poteva fare la stessa cosa, comunque un pari strameritato contro una squadra che avrebbe dovuto vincere il campionato a mani basse, ma sappiamo che nel calcio non c'è nulla di scontato, quindi io sono moderatamente fiducioso per questo finale di campionato. È chiaro che adesso a Brescia il Pescara dovrà cercare di vincere, questo è poco ma sicuro, senza rischiare di perdere. Volevo solo puntualizzare, io ho detto un'annata storta, ma non intendevo che è solo sfortuna. Come diceva Massimo, se la sfortuna la aiutiamo con errori, con decisioni sbagliate, dicevo che purtroppo quando poi si mette male è difficile trovare la piega. Gli errori ci sono, sicuramente anche da parte degli allenatori, della società, perché secondo me non c'è un allenatore che lavora male. Non sono d'accordo sulla condizione fisica, perché credo che tutti gli allenatori e i propri staff lavorino in modo appropriato. È che purtroppo nel calcio è correlato la testa e le gambe, quando si ottiene un risultato tutto sembra un po' più semplice, allora ti riescono anche giocate o cose che prima non riuscivano, ecco. Brescia domani è una piazza, è un campo su cui il Pescara può ancora stupire secondo te? Ma sì, sai, la Serie B, il Brescia, anche lei mi sembra una squadra che arriva da un trend di risultati ottimi. Però il Pescara sta facendo bene, poi diciamocelo chiaramente, se si vuole continuare come nelle ultime giornate bisogna fare risultato, cioè adesso non esiste più. Se c'è stato un errore durante l'anno è quello di pensare, ma sì, la prossima partita vediamo, ci rifacciamo, col prossimo allenatore ci rifacciamo, invece aspetta, aiutati che il Celta aiuta, quindi adesso non devono aspettare niente, devono giocarsi la partita per vincerla, anche a Brescia secondo me. Massimo, il Brescia ha una situazione di classifica molto diversa dal Pescara, però viene da una stagione comunque travagliata con vari cambi di allenatore.
Sì, infatti, ma conosciamo Cellino, no? È vulcanico, il presidente del Brescia, che tra l'altro 2 anni fa ha vinto il campionato di B, lo scorso anno il retrocesso del Brescia. Quest'anno ci vuole riprovare, però è stata una stagione travagliata, addirittura del Neri ingaggiato e esonerato dopo 2 o 3 partite. Insomma, questo è il quarto allenatore, uno spagnolo, Pep Clotet, che noi non conosciamo, però sta facendo molto bene, perché ha trasformato di fatto il Brescia, lo dicono i risultati, che sono come sempre inequivocabili, 22 punti nelle ultime 11 partite, da quando è stato ingaggiato questo, sì, questo ragazzo, perché insomma un 77, compirà 44 anni, credo, il prossimo 27 aprile. Esordiente anche nel campionato italiano. Sì, assolutamente. Tra l'altro lo ha avuto, credo, Cellino, credo nel Leeds, perché Cellino è stato patron, sì, del Leeds, comunque ha lavorato in Inghilterra, quindi lo conosceva bene Cellino, perché è stato anche allenatore del Birmingham lo scorso anno, prima da secondo, poi è subentrato, ha centrato la salvezza alla guida del Birmingham, Clotet, in Championship, sarebbe l'equivalente della Serie B italiana. E quindi sta facendo bene, ma tra l'altro c'è da dire che il Brescia è una buonissima squadra, non è che stiamo parlando di una squadretta, una squadra forte, una squadra che ha tante belle individualità, però secondo me il Pescara ha le carte in regola per poter strappare un risultato positivo. Ripeto, secondo me questa è una partita che Pescara, nella condizione in cui si trova, deve cercare di vincere, però senza rischiare di perdere, perché poi ci saranno 3 scontri diretti e Mila, 3 incroci davvero da non fallire contro Intella, Cosenza e Reggiana. Ed è arrivato il centrocampista del Pescara, Mirko Valdifiori. Ciao Mirko. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera, benvenuto a Cucine Campioni. Allora, raccontaci prima di tutto che aria si respira nel ritiro. Ma c'è un'aria di una squadra concentrata, che viene da un momento positivo, che sta trovando dei risultati in questa rincorsa per l'obiettivo della salvezza, e domani ci sarà un altro match molto importante, e lo stiamo preparando al meglio. Abbiamo avuto la fortuna che la società ci ha fatto rimanere qua per non viaggiare tanto, per restare insieme, per lavorare al meglio, perché sappiamo tutti che è un momento molto importante e delicato della stagione. Allora, io ti presento Luciano Miani, che è in studio, che è un ex calciatore di squadre come Juventus, Vicenza, Fiorentina, oggi è un allenatore, e adesso volevo chiedere a lui un parere su di te. Ma la carriera di Valdifiori parla, basta scorrere il curriculum, giocatore importante. E secondo me dovrebbe in questo momento, adesso io non so le sue condizioni fisiche come sono, però se sta bene sicuramente potrebbe essere uno dei più importanti in questo momento, dei giocatori più importanti per il Pescara. Cosa dici Mirko? Ma guarda, piacere innanzitutto, so chi è, ne ho sentito parlare, non l'ho mai conosciuto di persona, ringrazio, io mi alleno al massimo, sono a disposizione dell'allenatore, è normale che l'età avanza, 35 anni, però no, a parte gli scherzi, cerco sempre di essere positivo, di allenarmi al massimo, e poi dopo, se ci sarà bisogno di Valdifiori, io cerco sempre di dare il mio contributo, di dare il massimo per il bene della squadra. E vediamo un po', però come ho sempre detto, come hanno detto i miei compagni, come ha ripetuto l'allenatore, l'importante in questo momento è che tutti siamo a disposizione del Pescara Calcio, poi dopo... se gioca Valdifiori, se gioca Rigoni, se gioca Busellato, chiunque gioca deve dare il meglio per questa maglia, perché se ci salviamo è un beneficio per tutti. Massimo, vuoi dire la tua? Beh, io già mi sono pronunciato, intanto saluto Mirko, del quale vorrei sottolineare, a parte le qualità, vabbè, insomma, tecnicamente stiamo scoprendo un giocatore che ha giocato in Serie A, ha fatto una grande carriera, sta facendo un'ottima carriera e può ancora dire molto, anche se va per i 35 anni, ma io vorrei sottolineare le grandi qualità umane di questo ragazzo, perché magari ultimamente non sta giocando molto, però è il primo a dare un consiglio utile al compagno di squadra in difficoltà, il primo ad esultare ogni qualvolta il Pescara segna, lo abbiamo visto immortalato da tutte le telecamere di DAZN, insomma questo credo che sia molto positivo, non è facile, e poi per i suoi trascorsi, perché insomma uno che ha giocato in Serie A ad alti livelli, calarsi in questa realtà, ecco, gli voglio fare i complimenti proprio per questo, perché non sta giocando tanto, però è un valore aggiunto nello spogliatoio. Ecco, Massimo, io volevo aggiungere che era riferito prima su Valdifiori che
dove indicavo, lo indicavo come proprio per questo, perché un giocatore importante che ha avuto una carriera importante e che è tuttora importante come giocatore, nei momenti difficili anche gli altri calciatori giovani devono attingere a qualcosina e questi giocatori importanti come Valdifiore devono dare qualcosa, a volte anche se non sono in campo. Credo che come stia facendo, ecco, in questo momento. Per quello dicevo, non solo la condizione fisica. Ti ringrazio. Penso che sì, quando arrivi anche a una certa età, oltre ad avere anche delle responsabilità in campo, le devi avere anche al di fuori, di essere come esempio anche per i più giovani e far capire magari a tutti, insieme anche magari noi quelli più esperti, quando a volte ci parliamo tra di noi, di far capire il momento, anche quando ci siamo confrontati 2 o 3 settimane fa, che stava attraversando il Pescara e che non dovevamo pensare più, come ho detto prima, a noi stessi, ma al Pescara, ripeto. Io spero di dare un contributo anche in campo, ma se il mister pensa che in questo momento magari possa andare meglio un altro giocatore, lo accetto da professionista, darò sempre il massimo e poi anche al di fuori, come avete detto voi, se posso essere d'aiuto anche per i più giovani, lo faccio perché sono così io, ripeto, perché poi uno nel calcio può essere considerato da uno bravo o meno bravo, però quando poi dopo ti comporti bene sotto il profilo umano, penso che lì dopo nessuno ti può dire nulla, quindi io sono così e non è che mi snaturo, cambio, cerco sempre di essere positivo. Quindi. Questo è indice di grande professionalità, però devo anche dire che non tutti, perché si arriva a 34-35 anni, hanno queste capacità di poter aiutare la squadra anche nei momenti se non si va in campo. Quindi è giusto. Assolutamente. Belle parole. Allora, ragazzi, tra poco tocca a voi, stiamo aspettando che arrivino tutti gli esordienti 2009 e tra poco anche Massimo Profeta ci proporrà la sua scheda live su Mirko Valdifiori e noi nel frattempo iniziamo a conoscere la squadra ospite, i cuccioli che sono qui per fare le domande a Mirko Valdifiori, alcuni di loro hanno già parlato con Luciano Miani. Allora sentiamo l'allenatore di questa squadra, Massimiliano Di Giacomo, intervistato sul campo da Luca Teseo. Mister Di Giacomo, è arrivata la primavera, finalmente si riprendono le attività di base della Pescara Calcio, quali prospettive e soprattutto con che stato d'animo questi ragazzi sono qui? Sì, per fortuna abbiamo riniziato questa settimana le attività, soprattutto per il benessere di questi bambini che sicuramente sono quelli che attualmente stanno soffrendo di più di questa situazione. Colgo l'occasione per salutare due ragazzi che stanno in zona rossa e non possono essere con noi, Giampaolo Balsen di Mosciano e Alessandro Di Tieri di Montesilvano, che quindi il fatto della zona rossa non possono essere con noi. Riprendiamo questa attività con tanto entusiasmo, ovviamente stando attenti alla situazione, quindi senza contrasti, senza fare determinate cose e soprattutto senza fare la partitina, che è la cosa che ai ragazzi piace di più, quindi lavoriamo molto sull'intercetto, sull'anticipo, questo insomma. Ma guarda, ti dico la verità, sono più loro che motivano noi che motiviamo loro, hanno un grandissimo entusiasmo, martedì che abbiamo riniziato non si reggevano per la gioia di stare in un campo aperto e di correre dietro un pallone. I genitori, come sempre, per fortuna sono molto comprensivi e pure loro, vederli a casa, anch'io sono genitore, vedere i ragazzi a casa con la play, col telefonino, non si vedeva l'ora che si riniziasse, insomma. Le somme sono di una stagione, compreso calcoliamo già dall'anno scorso, abbastanza pesante. E abbiamo lavorato con quello che potevamo fare e i ragazzi comunque hanno reagito abbastanza bene, quindi dai, diciamo che vista la situazione che c'è attorno a noi è abbastanza positiva come è andata, dai. E salutiamo Mister Di Giacomo, buonasera, ben arrivato. Buonasera a tutti voi. Allora, come va questo momento di Covid? Velocemente, la vostra attività continua?
La nostra attività per fortuna è riniziata da circa 2 settimane, siamo stati fermi quasi un mese, per fortuna adesso abbiamo avuto la possibilità di poter riniziare, quindi sciogliere i ragazzi in campo, insomma. Bene, più tardi vedremo anche i ragazzi al lavoro in campo. Ora tocca a te, Massimo, Sì. parlaci di Mirko Valdifiori, poi Mirko ci dirà se è tutto giusto. Beh, è una carriera intanto importante perché insomma va per i 35 anni, quindi potete capire che bisogna parlare di tante cose. Intanto debutta in B a, mi pare, 19 anni, perché era il 14 maggio 2005 con la maglia del Cesena, dove è cresciuto come club dalle giovanili. Genoa-Cesena 3-3, l'allenatore del Cesena era Fabrizio Castori, prende il posto di Biserni a 7 minuti dal termine. La seconda presenza, sempre in quel campionato, a Catania 2-0 l'11 giugno, ultima giornata, subentra Rossetti. L'anno successivo, la terza presenza in B, ancora giovane Mirko Valdifiori, nel confronto interno con il Pescara di Maurizio Sarri, risultato finale 0-0, era il 3 dicembre 2005. Quel Cesena disputerà la semifinale playoff, eliminato il Cesena di Castori dal Torino, Torino che poi tornerà in Serie A dopo aver battuto in finale il Mantova allenato da Di Carlo. 2006-2007, esperienza in C del Pavia. Il Pavia, se non vado errato, Mirko allenato da Marco Torresani, correggimi se sbaglio. Poi Murgia, poi è subentrato Morgia, Morgia. Ah, poi Morgia, quindi inizialmente c'era Torresani. Io ricordo perché il 19 agosto ero presente, tra l'altro una serata caldissima, mamma mia le zanzare quella sera. Esordio col Pescara proprio in Coppa Italia, finì 4-0 per i biancazzurri, doppietta di Paponetti, mi ricordo Martini e Zoppetti, gli altri marcatori, in totale 25 presenze, dunque un buon anno in Serie C, una ottima esperienza. 2007-2008, altro anno di C a Legnano. Nel 2008-2009 comincia la sua lunga esperienza nell'Empoli, che credo sia la maglia a cui è più legato, 7 campionati, comincia con Baldini, 32 presenze in Coppa Italia e partecipazioni ai playoff. Eliminato l'Empoli dal Brescia nel 2009-2010, 36 presenze e Coppa Italia compresa. Primo gol tra i professionisti, 28 novembre 2009. Stiamo parlando del campionato di Serie B, naturalmente in casa contro, ironia della sorte, col Cesena. Cesena battuto 2-0, l'altro gol firmato da Coralli, che era un centravanti importante di quel periodo. Nel 2010-2011, 38 presenze. Allenatore Alfredo Aglietti, un altro buonissimo campionato, 2 gol contro il Padova e il Torino. Nel 2011-2012, 27 presenze, play-out compresi contro il Vicenza. Stagione piuttosto travagliata perché comincia Aglietti, poi c'è Pillon, Beppi Pillon per un breve periodo, credo 9-10 giornate, poi il terzo allenatore Carboni e il ritorno di Aglietti. Nel 2012-2013 arriva Maurizio Sarri, che è l'allenatore che segnerà più di tutti la carriera di Mirko Valdifiori. 42 presenze nel primo campionato di Sarri alla guida dell'Empoli, tra l'altro in quell'Empoli c'era anche Mila Daniele Croce. Ma che cosa succede? Sarri comincia malissimo in quella stagione. 4 pareggi nelle prime 9 partite. Era praticamente ad un passo dall'esonero il tecnico fiorentino, che aveva già allenato, il tecnico toscano che aveva già allenato il Pescara in precedenza. Vince il 20 ottobre 2012 l'Empoli a Lanciano 3-0. Da quel momento in poi non si ferma più l'Empoli. Una cavalcata pazzesca, arriva a disputare la finale playoff con il Livorno allenato da Nicola, in quel Livorno c'era anche Vincenzo Fiorillo, perde la finalissima playoff per la promozione in Serie A, ma l'anno successivo l'Empoli vincerà con Sarri in panchina il campionato di Serie B. 72 punti alle spalle del carro armato Palermo di Iachini, che era subentrato a Gennaro Gattuso. 42 presenze, campionato da protagonista per Mirko Valdifiori, diventa un calciatore imprescindibile, insomma, dell'Empoli. In A l'anno successivo si ripete, colleziona 36 presenze da titolare, che non sono affatto poche per un debuttante, salvezza tranquilla, 42 punti, più 8 sul Cagliari, terz'ultimo in classifica, che retrocederà insieme con il Cesena, l'altra squadra, non ricordo chi fosse, probabilmente il Parma. Ma quella stagione è importante perché conquista anche la maglia della nazionale. Io credo che sia il ricordo più bello per Mirko Valdifiori, l'esordio il 31 marzo 2015, Italia-Inghilterra 1-1, in campo per 67 minuti da titolare,
gli subentrerà un certo Marco Verratti, che noi conosciamo benissimo. L'unica presenza in nazionale, però credo che questo sia un ricordo eccezionale. L'estate 2015, la grande occasione, il trasferimento al Napoli, Napoli che ingaggia anche Sarri, c'è anche Yusai che aveva giocato con l'Empoli e quindi era compagno di squadra di Mirko Valdifiori, però ci sono giocatori di grandissimo spessore come Insigne, Higuain, Caglione, lo stesso Jorginho, che diciamo è il giocatore che occupa il suo ruolo. Il primo anno a Napoli diciamo che non è entusiasmante, anzi l'unico anno in cui gioca nel Napoli, 6 presenze in campionato, 7 in Europa League, 2 in Coppa Italia, però ripetiamo, era una squadra di grandissimo livello. Nel 2016-2017 è titolare contro il Pescara, la prima giornata di campionato, Pescara-Napoli 2-2, il Pescara giocò una grandissima partita, il Pescara di Massimo Oddo, appena promosso in Serie A, il Pescara da spettacolo, va in vantaggio con Ben Ali, raddoppia con Caprari e poi c'è la rimonta partenopea con una doppietta di Mertens che era entrato in corso d'opera e non ci fu un grandissimo... Mi ricordo che dopo il secondo gol di Mertens, l'occhiataccia di Mertens all'indirizzo di Maurizio Sarri, evidentemente non c'era un grande feeling. Comunque in quella prima partita gioca titolare di quel campionato, centrocampo completato da Allan e Hamsik. Quindi il trasferimento al Torino di Sinisa Mihajlovic nell'ultimo giorno della sessione estiva, in totale 25 presenze, meno bene nel 2017-2018, sempre nel Torino, 15 presenze, di cui 2 in Coppa Italia, appena 4 gettoni, con Mazzarri che subentra appunto a Mihajlovic, poi 2 anni alla SPAL, sempre in Serie A, 16 presenze la prima stagione, 22 la seconda, la scorsa estate da svincolato, appunto firma col Pescara, credo che abbia firmato un contratto biennale Mirko Valdifiori, correggimi se sbaglio Mirko, perché sì, 2 anni, finora 23 presenze di cui 18 da titolare, nelle ultime 9 una sola presenza da titolare a Lignano Sabbiadoro, però abbiamo detto che Mirko Valdifiori è davvero un grande esempio, non solo dal punto di vista calcistico, perché non lo scopriamo di certo noi. Ricordiamo che in Serie A 117 presenze con Empoli, Napoli, Torino e SPAL, con l'Empoli 7 campionati per un totale di 255 presenze, un campionato vinto nel 2014 in Serie B. È un autentico esempio, mi piace sottolineare soprattutto questo. Mirko? Grazie mille, guarda, mi hai fatto ripercorrere un po' tutta la mia carriera e ero qui infatti anche con Max, ti dicevo... Cioè, mi ha fatto venire un po' i brividi, dai, ripensare un po' tutto. Alcune cose, sono sincero, all'inizio me le ero anche dimenticate, anche di quell'anno travagliato, dei 4 cambi d'allenatore a Empoli. Però nel calcio ne ho passato, ho avuto la fortuna di fare questo lavoro e guardo i ragazzi che magari anche loro hanno tanti sogni, hanno la fortuna di avere allenatori magari che adesso gli insegnano, soprattutto che si devono divertire in questo momento. Io ho avuto la fortuna che è diventato un lavoro, sono partito dal basso, come ha detto Massimo, il picco più alto della mia carriera è stato quando ho fatto l'esordio in nazionale, che è una serata che ricorderò per tutta la vita, cantare l'inno, senti proprio il senso di appartenenza della propria nazione, poi dopo giocare con gente che io ero a Empoli e sai, Buffon, Chiellini, Bonucci, li avevi solo visti in televisione, quindi ti ci ritrovi a giocare, allenarti insieme. È stato un qualcosa di straordinario. Poi ogni annata ci possono essere alti e bassi, ci puoi incontrare allenatori magari che possono apprezzare le caratteristiche di Valdifiori, altri un po' meno, però quello che mi è piaciuto, che ha detto Massimo, è alla fine, penso che in quasi tutte le squadre che sono andato, sotto il profilo umano, mi hanno apprezzato un po' tutte, quindi questo per me è la mia vittoria più grande. Belle parole. Max Mucciante, volevo salutare Max. Sei lì con te, Mirko? Sì, è qua con me, sempre super presente, attento, numero uno, Max. Max, grande. Allora, raccontaci un po' come si vive questo ritiro da osservatore esterno, ma molto interno. Osservatore esterno, vi posso dire che ho visto un grande gruppo, dei ragazzi che in una settimana si sono affiatati, hanno lavorato benissimo, il centro in cui ci troviamo è molto bello. Però la cosa che balza subito all'occhio è l'affiatamento tra i ragazzi, c'è un grande, grande gruppo. Speriamo che questo porti bene per le prossime partite, insomma.
Bene, Max Mucciante, grazie. Lui, ricordiamo, responsabile della comunicazione della Pescara Calcio. E adesso, ragazzi, possiamo dare il via alle vostre domande. Inizierei con Gianpaolo Balsen. Buonasera a tutti. Ciao Mirko, ti volevo chiedere a che età hai esordito con una squadra professionistica? Ciao Gianpaolo, ho esordito con la maglia del Cesena a Genoa in una partita che è finita 3-3 e avevo 18 anni, tra i 18 e i 19 anni. Grazie. Prego, figurati. Bene, andiamo avanti con Mattia Cicchelli. Cicchelli. Eccomi, buonasera a tutti. Ciao. Mirko, ti volevo chiedere chi è il tuo idolo e come ti è nata la passione per il calcio. Ciao Mattia, il mio idolo da quando sono piccolo era Juan Sebastian Verón. E io mi ricordo che tutte le squadre che lui cambiava, poi dopo tifavo per quelle squadre, Parma, Sampdoria. E mi piaceva per la sua eleganza, per il suo modo di giocare. E la mia passione è nata perché anche mio babbo giocava a calcio, poi dopo che giocava a calcio ha anche allenato. Allora, prossima domanda da Riccardo D'Angelo. Allora, io ti volevo fare due domande. Tutti parlano di giocatori o moduli sbagliati, ma in questi momenti difficili, quanto è importante essere uniti? La seconda è, tu sei un giocatore di esperienza che ha giocato in squadre di Serie A. Con quale sistema di gioco e in che ruolo ti trovi a tuo agio? Ma allora, parto dall'ultima. Io gli anni migliori li ho sempre fatti da regista davanti alla difesa. Ed è un ruolo un po' che ho fatto negli ultimi 7-8 anni. Nei primi anni a Empoli mi era capitato che magari c'era già un regista più esperto, ero più giovane, quindi magari quando sei giovane tendi ad avere anche più corse, correre di più, e quindi a volte ho fatto anche la mezzala sinistra se ce n'era bisogno. E per quanto riguarda invece l'aspetto del gruppo uniti, penso che sia un aspetto fondamentale, soprattutto quando magari attraversi delle stagioni come le nostre di quest'anno, che sono un po' travagliate, però se il gruppo è compatto, che lavora bene, come ha detto prima anche Max, quando ti ritrovi quel ritiro c'è affiatamento tra i compagni, poi dopo è un aspetto che ti puoi ritrovare sul campo, perché se poi dopo anche al di fuori, all'interno degli spogliatoi, ci possono essere dei problemi tra noi giocatori, credo nel mio modo poi di vedere calcio e di vivere lo spogliatoio, che alla lunga la puoi pagare questo aspetto, quindi l'unità, il fatto di fare gruppo, secondo me è un aspetto molto importante nel calcio. Volevo coinvolgere Luciano Miani, tu come vivevi lo spogliatoio? Guarda, le parole giustamente che ha detto Mirko. Sì. Sono quelle che da sempre i professionisti devono mettere in atto, perché mi è piaciuto, intanto mi rivedo un attimino, sono alto, quello che ha detto prima, no? Anch'io ho girato tante squadre, come dicevo prima, tantissime squadre, e al di là poi della carriera fatta e dei risultati ottenuti, a quest'età quello che mi rimane e rimane di bello, quindi lo dico anche per Mirko, è quello di aver avuto un ottimo rapporto con quasi tutte le società, e io tutt'oggi, anche se sono passati 20-30 anni, ricevo telefonate, oggi che ci sono i social, ricevo da tutte le città, Udine, Firenze, da tutte le città, e quindi è importantissimo nel calcio anche saper trasmettere questi valori, che poi sono quelli che ti portano avanti e ti fanno ottenere anche in un momento come questo, con un po' di fortuna, anche la meritata salvezza. Matteo De Leonardis per Mirko Valdifiori. Buonasera, ciao Mirko. Ciao Matteo. Allora, ti volevo chiedere, ma le squadre in cui hai giocato, qual è stata la tappa più importante a livello di crescita, sia professionale che personale? Guarda, io penso che quei 7 anni a Empoli ho fatto un percorso che l'Empoli mi ha preso quando ero in C, che ero ancora un ragazzino perché avevo 21 anni, e ha creduto in me quando ancora, ripeto, nessuno mi conosceva, e magari Pino Vitale mi ricordo che mi disse che aveva visto una partita a Legnano-Verona, che era il Verona poi di Maurizio Sarri,
che avevamo fatto una bella partita, lui mi ha visto lì e ha deciso appunto dopo quella partita vista in TV di comprarmi e ha creduto in me. E quindi mi hanno fatto diventare uomo. In quei 7 anni ho trovato un ambiente magari che per i giovani è stato buono, perché ti permetteva anche di sbagliare a volte, un ambiente come Empoli, e quindi nella crescita di un giovane, ci sta che sbagli, quindi devi capirlo e devi aiutarlo e incitarlo a migliorare sempre. Quindi penso che Empoli, perché poi dopo, come ho detto prima, c'è stata la cavalcata della vittoria di campionato, ho fatto la Serie A all'esordio fino all'esordio in nazionale, quindi penso che la tappa più importante, che da ragazzo sono diventato uomo, sono stati quegli anni a Empoli. Francesco Di Bello. Buonasera Mirko, ti volevo chiedere chi è stato l'allenatore più importante nella tua carriera? Ciao Francesco, l'allenatore più importante è Maurizio Sarri, credo, perché il suo modo di giocare ha esaltato le mie caratteristiche, questo calcio organizzato, un calcio in verticale, un calcio che magari c'era questa anche organizzazione di squadra, che poi quell'Empoli lì ne abbiamo tratto beneficio tutti, sia Sarri come allenatore sia noi giocatori in campo, perché abbiamo fatto un qualcosa di straordinario che poi dopo ancora tuttora tanti di quei giocatori sono nelle grandi squadre, vari Mario Rui, Isai, Tonelli, Vessino, Saponara, quindi è stato un Empoli che era pieno di giovani, però da quel gruppo lì poi dopo si è rivelato anche importante nelle stagioni successive nelle grandi squadre. Francesco di Credico. Ciao Mirko, buonasera a tutti. La mia domanda è: sono stati tanti sacrifici per diventare un calciatore e quali? Ciao. Sì, i sacrifici ci sono, perché a volte, sai, uno vede nella vita del calciatore, vede ora che magari dice che noi siamo privilegiati perché magari facciamo un bel lavoro, magari siamo sempre magari sulle TV, sui giornali, però dietro c'è un percorso. Come in tutti i lavori ci sono dei sacrifici da fare. Io mi ricordo magari che partivo anche per tutte le età delle superiori, partivo la mattina alle 7 da casa, poi magari andavo a scuola, mangiavo in treno da scuola a Lugo, andavo a Cesena e quindi c'era un'ora di treno per 4 volte a settimana, facevi allenamento, tornavi a casa alla sera alle 8. E poi io ho avuto la fortuna, come ti ho detto, di fare questo sport, questo gioco come un lavoro. E molti altri ragazzi come me magari hanno fatto i miei stessi sacrifici, però loro non hanno avuto la mia fortuna. Però visto che voi siete giovani, io se posso darvi un consiglio, fateli questi sacrifici, date il massimo. Poi non so se tutti, io ve lo auguro che possiate arrivare a giocare in Serie A, però la cosa importante è non avere rimpianti. Quindi io l'ho fatto e ho avuto la fortuna, ho avuto anche un confronto con alcuni ragazzi con cui sono cresciuto a Cesena e loro purtroppo adesso fanno un altro lavoro, sono felici uguali, però non hanno il rimpianto perché anche loro almeno ci hanno provato, quindi quella è la cosa importante, provarci. Poi ci vuole un po' di tutto, bravura, fortuna, e ci sono tanti mix per diventare un giocatore, io ve lo auguro a tutti. Massimo, bel messaggio, eh? Assolutamente sì. È un messaggio di una persona saggia, di una persona che sa che cosa significano i sacrifici, che cosa significa impegnarsi per un'attività, per una professione, ma vale per qualsiasi cosa nella vita. Quindi secondo me questo è un messaggio giusto che Mirko ha dato a tutti i ragazzi, cioè date il massimo. Poi è chiaro che l'augurio è che tutti possano diventare quello che è diventato Mirko, per carità, e di fare anche meglio se possibile. Però questa è la strada giusta, cioè poi bisogna lasciare perdere i genitori, lasciateli perdere tutti, scusate se io faccio questa rapida digressione, ma ogni tanto i genitori ci mettono, come dire, no? Ci mettono quel quid che non dovrebbero mettere, quindi fate il vostro, divertitevi e poi chi vivrà vedrà, come si suol dire. A proposito dei genitori, sappiamo che tu hai un posso figlio... Aggiungere, sì, posso dai. Aggiungere a questo che diceva Massimo e Mirko, che... è vero, perché vediamo chi ha fatto calciatore, chi ha fatto questo, chiaramente ne abbiamo visti
e di altri ragazzi che magari hanno fatto gli stessi sacrifici e non hanno fatto il calciatore. Ma non è che si può fare tutto il calciatore. Il calciatore, se si ha fortuna e qualità, si fa il calciatore. Comunque non sono anni buttati via, anzi, la formazione di quegli anni, di un settore giovanile, serve molto anche nei lavori futuri di chi non rifà il calciatore, nella vita di tutti i giorni e nei propri lavori. Molto interessante questa osservazione. A proposito di papà e di figli, tu hai un figlio che è iscritto proprio alla scuola calcio del Pescara. È vero? Io ho due figlie femmine ormai grandi e un figlio piccolo di quasi 8 anni che di calcio non ha mai voluto sapere niente. Da un mesetto invece si è appassionato e ho voluto iniziare, visto che sono chiuse anche le piscine, che lui faceva piscina, e ho voluto trascinato un po', devo dire, anche dai suoi amichetti, compagni di scuola. E tu cosa gli auguri? Diventare un calciatore o no? Io gli auguro di divertirsi. Di fare sempre quello, così come tutti i ragazzi, perché questo è un divertimento, è una formazione, perché è importante che ci sono degli istruttori e, come diceva Massimo, cercare di tenere un po' distanti, si fa, fra virgolette, i genitori da questo, cioè di tenerli vicini ai bambini ma non lasciare fare gli istruttori. Mirko, tu sei papà? Io sono papà di due bimbe. Due bimbi bellissime, quindi andrò a vedere i saggi di danza o le partite. Quello che ho fatto io fino poi a tardi età è arrivata anche. Ci sarà l'erede adesso, un passo alla volta. Adesso intanto che ci godiamo le due bimbe, che già da uno o due figli cambia, vero? L'hai provata anche te, però penso che sono la cosa più bella e anche si fanno i sacrifici per i figli. Come ha detto anche giustamente Massimo, mi è capitato anche quando ero giovane vedere anche alcuni genitori, è vero che a volte stanno, lo fanno anche magari per il bene, anche magari troppo eccessivo per i figli, però magari gli creano anche delle pressioni troppo alte, perché magari tutti, tra virgolette, vorremmo magari tutti avere un figlio che magari gioca in Serie A, però magari uno più gli sta addosso e peggio è. Ho visto alcuni, anche i miei compagni, che arrivavano all'interno dello spogliatoio, ma già dall'età giovane, ti parlo di 12-13 anni, che magari avevano veramente l'ansia, perché magari c'era il babbo sugli spalti e magari se sbagliava qualcosa poi arrivava a casa e gli diceva qualcosa. Quindi. Però ripeto, alcuni genitori lo fanno in buona fede, però la cosa importante è quella che ha detto, che bisogna divertirsi adesso. Hanno un'età che si devono divertire, poi se uno è bravo col tempo sarà molto. Tanto se ha delle qualità, deve fare il calciatore, esce da solo. Esatto. Non c'è problema. Altre domande? Alessandro Litieri. Buonasera a tutti. Ciao. Mirko, ti volevo chiedere qual è stata la partita più emozionante per te e qual è stato il compagno con cui ti sei trovato meglio? Ciao, ma la partita più emozionante, come ho detto prima, è stato l'esordio in nazionale, è stato qualcosa di bellissimo, perché mi ricordo che anche prima della partita o il giorno prima, che mister Conte appunto mi aveva fatto intuire che avrei giocato, quindi ho dormito poco quella notte, sono sincero, mi ricordo mia moglie, mia figlia, i miei genitori che mi guardavano, è stata una serata magica. Un'altra serata bellissima è stata quella con l'Empoli, e mi ricordo che quando si è andati 2-0, mi sa era proprio contro il Pescara, era quella partita, e quando ha dato il recupero, che avevo quasi intuito che magari ce l'avrei fatta finalmente dopo tanti anni arrivare in Serie A, mi ricordo quando ha dato il recupero, lì già lì in campo, avevo già iniziato, sono sincero, a piangere da solo, magari ho avuto uno sfogo, e quella serata me la ricordo anche quella, dall'emozione e dalla contentezza. Matteo Fiorentino, a te. Buonasera a tutti, ciao Mirko. Ciao. Volevo chiederti, qual è stato il gol più bello per te che hai mai segnato? Ah, guarda, faccio presto a ricordarmi, perché ne faccio talmente pochi che faccio presto. Penso che dai, il primo è quello, il primo, di testa con tutto Genoa. Mi ricordo che c'era una punizione, di solito io sono ero l'addetto a sta fuori area, ho chiesto a mister Campilongo, posso andare? Lui mi ha detto sì, Vannucchi ha battuto la punizione, sono arrivato, ho impattato di testa, che non è neanche una delle mie qualità, però si vede che quel giorno dovevo fare gol, quello me lo ricordo molto bene. Bene, prossima domanda, Francesco Giosaffatto.
Buonasera a tutti, ciao Mirko. Ti volevo chiedere come state vivendo questo momento delicato per la squadra. Ciao Francesco, come lo stiamo vivendo? Sicuramente un momento molto delicato, come ho detto prima. Stiamo cercando di compattarci tutti cerchiamo di dare il massimo, perché dobbiamo cercare di attrezzare una stagione che purtroppo siamo complicati, soprattutto un po' all'inizio, e quindi dobbiamo cercare di rimettere in piedi, di pescare e di salvare questa Pescara, perché la società è una piazza che merita di stare in Serie B, quindi stiamo dando tutti il 110%, e credo anche nelle ultime partite ci sia visto. Dispiace ancora per quel derby che magari tenevamo anche per i tifosi. Interrompiamo il giro delle domande per una sorpresa per mister Miani, perché c'è il tuo ex giocatore Fabio Ferraresi che ti ha preparato un saluto. Sentiamolo. Grande Fabio. Ciao grande mister, so che sei da Mila per la trasmissione e ti volevo mandare un abbraccio e farti un saluto affettuoso. Stavo giocando a paddle e mi sono un attimo allontanato per fare questa cosa, ho visto il messaggio di Mila e l'ho fatto con piacere, perché per me sei stato un secondo padre, una persona che stimo, una persona che mi ha dato tanto, a cui voglio bene, e ti auguro le migliori cose, visto che ancora sei in grande forma e molto giovane rispetto all'età anagrafica che hai, e spero magari un giorno di poter collaborare di nuovo con te, chi lo sa, la vita è strana, riserva sempre tante sorprese, e magari ci facciamo una partitina a 3-7, General Cadorna, ciao Petorna, ciao mister, un abbraccio. Allora, andrete a giocare a 3-7? Grazie Fabio, ti seguo sempre nei tuoi commenti con Massimo, quindi sei sempre puntuale e piccante come Bravissimo, al solito, sì. Molto bravo come opinionista. Sì. Lo saresti anche come allenatore, dire la verità. E anche come giocatore di 3-7 forse, no? Giocatore di 3-7, dire il ciap e il turno. Però come giocatore di padel non ti vediamo tanto sudato, ma non lo so. Comunque grazie tanto per aver interrotto la tua partita per parlare con noi. Grazie Fabio, un abbraccio. E adesso continuiamo con le domande per Mirko, Mirko Valdifiori, Stefano Iacobucci. Volevo farti due domande. La prima è con quale squadra ti sei trovato meglio? La seconda, qual è il ruolo tuo preferito? Ciao Stefano, il ruolo mio preferito è il regista, perché è un ruolo che passano tanti palloni e quindi mi piace sempre stare al vivo del gioco. E la squadra mi sono trovato meglio, ma un po' tutte penso. Io in ogni esperienza ho raccolto qualcosa, quindi sono orgoglioso e felice di avere indossato tutte le maglie che appunto hanno contrassegnato la mia carriera. E noi prima di andare avanti salutiamo il nostro ospite Luciano Miani, grazie per essere stato con noi nella prima parte della trasmissione soprattutto, grazie, ma anche per aver prolungato la tua presenza qui. Massimo, vuoi salutarlo anche tu e così lo congediamo velocemente? Un saluto, un abbraccio a Luciano che aspetto in trasmissione insieme con Fabio. Benissimo, e ti aspettiamo, grazie, anche in campo, vogliamo rivederti. Volentieri. In campo. Mirko, un saluto anche da parte tua, da parte dei ragazzi, se volete salutarlo. Ciao Luciano, è stato un piacere parlare con te, poi spero ci sia l'occasione di incontrarci a Pescara, magari un 3-7 lo faccio giocare. Quindi benissimo. Il piacere è mio, io ti conosco da esterno, da fuori, come professionista, adesso ci conosciamo anche personalmente. Grazie di nuovo. Volevo augurare a tutti i ragazzi, i presenti e anche quelli, di avere un futuro roseo nel calcio. E se questo non dovesse succedere, deve avere lo stesso futuro roseo nelle proprie vite private. Glielo facciamo un applauso? Ragazzi, anche se siamo distanti, lo merita il mister Miani. Grazie a voi. Di nuovo. Grazie a voi, grazie. E in bocca al lupo mister Miani, continuiamo con le nostre domande. C'è Riccardo Iacone. Buonasera a tutti, ciao Mirko. Volevo chiederti a che età ti è venuta la passione per il calcio e se hai sempre giocato a centrocampo o se hai provato più ruoli. Ciao, sì, ho sempre giocato a centrocampo e no, quando ero ragazzino a volte
provato anche una volta in porta, una volta in difesa, ma quando sei piccolino, ti parlo dell'età di 6 o 7 anni, poi sempre a centrocampo. E poi dopo l'altra domanda, scusami. Puoi ripetere l'altra domanda? A che età ti è venuta la passione per il calcio? Ho iniziato a giocare da quando avevo 5 anni, lì nel Russi Calcio, che è la squadra del mio paese, dove sono nato. Tra l'altro quest'anno per emergenza ha giocato da centrale molto bene, secondo me, nella difesa a 3 nel match interno con la Cremonese. C'era Breda in panchina, perché è un giocatore intelligente, quindi secondo me lo potrebbe fare tranquillamente. Sì, è stata la prima volta che giocavo in difesa, ho cercato di intuire un po' le linee di passaggio, magari prevenire un po' anche magari le scappate della linea difensiva, e mi sono trovato bene, dai, se ci sarà occasione, ripeto, cerco di dare il massimo, comunque mi vengo chiamato in causa. Però è stata una buona gara, peccato solo per il risultato che abbiamo perso, solo per quello, l'unico rammarico. Adesso Alessio Masciangelo, la tua domanda. C'è Alessio? Ecco, buonasera. Mirko, ti volevo chiedere soltanto una domanda. Quando eri piccolo, hai pensato di mollare il calcio, oppure di non crederci a diventare calciatore? Ma guarda, di mollare no. Magari ci sono alcuni momenti che c'hai alti e bassi, anche magari quando ci sono stati gli anni che ero già un po' più grande a Empoli, che venivo da un infortunio, e l'Empoli è stato l'anno che abbiamo fatto i play-out, e non abbiamo vissuto un bell'anno, e lì anch'io ero andato un po' giù di morale perché avevo un infortunio, non riuscivo a riprendermi, e quindi ci sono alcuni momenti di sconforto. Però ho avuto la fortuna che sia mia moglie e la mia famiglia mi sono stati accanto, e dopo col lavoro mi sono ripreso. Però ci può stare nell'arco di una carriera, anche nella vostra crescita, di avere qualche alto e basso, però sai, la fortuna appunto che ho avuto io, te lo auguro, di avere accanto delle persone che ti stanno vicino, sicuramente sono una spinta in più per poi ripartire. Daniel Ferrini o Terrini? Non si legge bene. Daniel? Buonasera, buonasera. Ciao Mirko. Volevo chiederti se ti sei indirizzato più perché tuo padre era un giocatore o per passione. Ciao Daniel, no, mio papà non mi ha mai forzato su nulla, è stata proprio una passione mia che avevo dentro, non mi ha mai né forzato né nel giocare, né sul ruolo, né su nulla. Lui mi ha sempre fatto decidere quello che magari mi ha dato, sicuramente qualche consiglio. Ho avuto la fortuna che magari lui quando era giovane ha fatto degli errori, e quindi mi ha dato dei consigli nel non ricommettere magari quegli errori che ha fatto lui, come magari quando aveva 18-20 anni, che non è voluto stare via da casa in un'esperienza sua importante a Mantova, che allora il Mantova era in Serie B, e lui magari lì in quel periodo ha mollato, è tornato a casa e magari adesso si è pentito. E quindi mi può aver dato quel consiglio di come ho detto prima, di non avere rimpianti, di fare il massimo, e quindi su quello mi può aver aiutato. Però su altre scelte, oppure c'è stato un anno quando ero giovane che erano venute due società a cercarmi, Cesena e Ravenna, mi ha fatto decidere a me la soluzione che mi aveva attratto di più in quel momento. Quindi. E poi il resto è venuto tutto per passione. Abbiamo un'altra sorpresa adesso, un confronto tra un giocatore reale, che è appunto Vallifione, e un giocatore virtuale, che è Francesco Morgante. Ci sei, Francesco? Sì, ci sono, piacere. Ciao Francesco, a tutti. Scusa piacere. Per l'attesa. Allora, io volevo chiamare un attimo in causa Max Mucciante, perché ci spiega meglio che esiste un campionato parallelo di Serie B, che non si gioca sul campo, e Francesco è un player. Max... il campionato parallelo, tra parentesi, in questi giorni verranno fatti i sorteggi per quello che è il campionato di Serie B, e verrà tutto trasmesso su delle televisioni. Noi avremo dei contenuti che poi rilanceremo sui nostri social. Diciamo che gli eSport è uno sport che purtroppo con la pandemia è andato sempre più a crescere, però nello stesso tempo è uno sport che coinvolge molto i ragazzi si trovano
si trovano appunto a disputare queste partite virtuali, durano poco, però sono molto tecniche, non è soltanto il fatto del joystick, ci sono delle valenze anche del calciatore, insomma dal player stesso, la bravura del player può incidere sulla partita. Noi come Pescara Calcio diciamo che abbiamo fatto lo scorso anno il campionato di Serie B, come così, iniziando. Quest'anno abbiamo dato una piccola svolta perché ci siamo affidati ad una... Innanzitutto abbiamo aperto una collaborazione con la 10 eSports, che praticamente è una sorta di agenzia, tra parentesi è legata a Francesco Totti, e questa agenzia insomma ci ha proposto appunto Francesco e noi l'abbiamo ingaggiato, e avevamo anche un altro player, Daniele Perrone, che abbiamo ingaggiato anche lui. Diciamo che sono due bravi ragazzi, secondo me quest'anno faremo la nostra figura in questo campionato eSport, che ripeto è un po' un esperimento, ma è un esperimento che sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo, e quindi come Pescara Calcio diciamo che vogliamo essere al passo, tutto qua. Grazie Max. L'anno scorso siete arrivati ai playoff, quest'anno dove volete arrivare, Francesco? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera Mirko, ciao. Buonasera Massimo. Allora, mi presento, io ho 22 anni e sono stato scelto per il Pescara grazie a Tenisports e grazie anche a Massimo che mi ha dato questa opportunità. E insieme a me, insomma, c'è anche l'altro ragazzo, Daniele Perrone, Balboa. E, allora, in realtà l'anno scorso la struttura del campionato era diversa, nel senso che bisognava proprio affrontare tutte le squadre, quindi di conseguenza c'erano proprio 38 partite. Quest'anno invece la cosa è differente, nel senso che appunto ci saranno i gironi, sembrano essere 4 gironi, ancora non c'è l'ufficialità, comunque si parla di 4 gironi. E chiaramente il nostro primo obiettivo è quello di centrare la fase successiva, che dovrebbe essere, credo, o la Final 8 o la Final 12 comunque. Quindi il nostro obiettivo è centrare quello inizialmente. E poi ovviamente finché siamo all'interno del torneo del campionato ci auguriamo di vincerlo. Bene, intanto c'è stato anche un campionato baby, vero, di questo tipo, vero Francesco, che ha riguardato il Pescara? Sì, 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 ci sono stati vari campionati tra ragazzi una settimana fa, sì, c'è stato un torneo. E, allora, lì è stato fatto direttamente su FIFA, che è l'altro gioco, e non quello diciamo che porteremo io e Daniele, ovvero Pro Evolution Soccer, PES. E, allora, io credo che comunque questo sia un mondo che sta crescendo sempre di più e i ragazzi comunque hanno questa opportunità di giocare comunque all'interno di un videogioco e fortunatamente arrivare anche a competere. Il mondo e-sport in Italia sta crescendo in modo esponenziale, come diceva Massimo, specie comunque da quando è iniziata la pandemia, purtroppo da una parte, poi per il mondo e-sport per fortuna. E quello che mi auguro è che comunque il mondo e-sport continui proprio a prendere questo passo, perché secondo me è ciò che merita. Cioè, come diceva magari il discorso Mirko prima, che non ha dormito nella partita prima della nazionale, posso dire lo stesso io, magari, che prima dello showmatch contro il Venezia, la prima partita di sempre, ho avuto difficoltà a dormire la notte prima, ecco. Grazie Francesco, allora in bocca al lupo. Mirko, niente, che consiglio puoi dare a un player che porta i colori del Pescara? Ciao, innanzitutto piacere. Piacere mio, Mirko. Ho visto un po' le sue partite anche su Instagram, lo seguo su Instagram, e niente, gli faccio un in bocca al lupo, gli faccio i complimenti e spero che sia lui che noi possiamo raggiungere tutto il nostro obiettivo. Non so quando finirà o quando ci sarà il tuo campionato, noi speriamo fra un mese e mezzo di averlo raggiunto, te lo auguro anche te e ti faccio un grosso in bocca al lupo. Crepi, e il campionato inizia il 17 maggio, termina verso il 20 di giugno. Perfetto. Grazie Francesco, allora in bocca al lupo, ci rivedremo durante le prossime puntate, vogliamo conoscere anche il tuo compagno di squadra Daniele. Allora andiamo avanti con le domande. Riccardo Sabatelli, stiamo per concludere il giro di domande a Mirko Valdifiori. Vai. Grazie mille per la parola. Ciao Mirko, ti volevo fare due domande. La prima, quella che ho posto anche al Luciano, Luciano. Sì. Che se tu non avessi fatto, se avessi potuto scegliere di fare qualche altro ruolo, quale avresti fatto? E quale secondo te è stata la stagione dove hai reso di più statisticamente parlando, anche opinione tua?
Ciao Riccardo, il ruolo, sai, bisogna trovarsi al momento. Com'è capitato, come hai detto prima Massimo, quest'anno ho giocato per una volta in difesa e mi ero trovato bene. Una volta da piccolino, come ti avevo detto prima, ho provato in porta, ma mi sono accorto che non faceva per me. Quindi una volta che poi sei in campo, capisci un po' le sensazioni che provi e quello che magari può essere il tuo ruolo migliore. Quindi io col tempo ho capito che mi piaceva giocare a centrocampo e dopo ho ricoperto quel ruolo. La stagione che ho reso di più, secondo me, è stato l'ultima di Serie B che ho fatto con Sarri, che abbiamo vinto il campionato, e la prima di Serie A Empoli. Quella lì è stata, penso, la stagione, una delle stagioni migliori. Anche a livello fisico avevo 28-29 anni, quindi penso che in quegli anni lì sei al top della condizione fisica. Io ho un fisico che non è che devo cercare, appunto, a volte anche di gestirmi, perché non ho un fisico di quelle strutture importanti, grosse, quindi, però quegli anni lì mi sono trovato bene e ne ho trovato beneficio in campo. Simone Martinelli, la tua domanda. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, ciao Mirko, ti volevo chiedere che cosa si prova a giocare in uno stadio con tanti spettatori? Ciao Simone, è una bella sensazione, ti dà, a parole non è neanche facile, per cui dopo le provi quando sei all'interno del campo, sicuramente è una spinta in più, è quello un po' che manca anche nel calcio di adesso, perché a volte ti ritrovi a fare delle partite in uno stadio vuoto, manca proprio il calore della gente, il calore dei tifosi, che magari anche nei momenti della partita ti danno quel qualcosa in più, quindi spero che presto possa tornare tutto alla normalità anche per voi, per tornare anche voi allo stadio a vedere le partite e viverle dal campo, perché penso che viverle da casa o viverle allo stadio sia tutto un altro calcio, e anche noi ci manca appunto questo piacere, appunto, anche di condividere magari una vittoria con i tifosi, e speriamo, dai, che passi questo momento e che dal prossimo campionato piano piano torniamo alla normalità. Ultima domanda da Luca Spinozzi. Buonasera a tutti, ciao Mirko. Allora, ti farò due domande. La prima è come sei stato accolto e come ti trovi nel Pescara, e poi cosa hai provato quando hai esordito in Serie A. Ciao Luca. Qua sono stato accolto molto bene, guarda, io... quest'anno a giugno ero a scadenza, è stata una possibilità, c'era qualche altra soluzione che il mio procuratore appunto mi aveva messo al corrente, ho scelto Pescara perché, come anche prima nella descrizione Massimo aveva detto, l'ultima partita che fece a Napoli era il Pescara di Oddo, e mi ricordo quello stadio, quella partita, il calore della gente, e mi era rimasto impresso, quindi ho accettato subito Pescara perché... ho sposato questo progetto perché mi piace la città, mi piace l'ambiente Pescara, e poi ti dico, Pescara non l'ho neanche vissuta bene, perché appunto con questo Covid e purtroppo questa stagione un po' travagliata, a volte quando le cose vanno male nel calcio ti compromette anche la vita quotidiana di tutti i giorni, perché magari sei un po' più sconfortato, sei un po' più abbattuto, e quindi è per quello che, come ho detto, spero che finiamo bene questa stagione per poi dopo ripartire alla grande il prossimo anno. E invece quando ho fatto l'esordio, sicuramente è stata un'emozione grande la prima partita, e mi ricordo che quella sera lì con la maglia del Cesena, appunto, che sono entrato in campo a Genoa, mi ricordo quella sera con il chewing gum, e dall'emozione proprio ero senza saliva, e mi si attaccò il chewing gum al palato, e per 10 minuti mi ricordo che non sono riuscito a levarla, quindi sono emozioni che poi dopo ti rimangono sempre dentro, e niente, è questo, vi ho raccontato un po' di me, è stato un piacere per me essere con voi e vi auguro il meglio, di provare anche voi le emozioni che ho provato io per questo sport e per questo calcio. Anche per noi è stato un grandissimo piacere e un onore averti ospite. Mirko, Massimo, vuoi dare un giudizio sulle risposte di Mirko Valdifiori, che è entrato veramente in sintonia con i nostri ragazzi, vero?
Ma io ho avuto la fortuna di intervistarlo, la prima intervista per Rete 8 l'ho fatta proprio io, sono stato fortunato, onorato, eravamo all'Hotel Ec, mi ricordo, prima dell'inizio della stagione, e già lì ha suscitato in me una grandissima impressione, cioè è un ragazzo con cui puoi parlare di tutto e quindi è un esempio anche per questo, non è facile, è una rarità tra i calciatori, parla molto bene, un linguaggio sciolto. A proposito di linguaggio sciolto, vorrei fare i complimenti, perché io prima ho parlato non benissimo dei genitori, ma non voglio fare di tutta l'erba un fascio, perché ascoltando i ragazzi che oggi hanno partecipato alla tua bellissima trasmissione, per esposizione, proprietà di linguaggio, chiarezza e senso delle domande, devo fare a tutti i complimenti. Evidentemente i rispettivi genitori hanno seminato molto bene, complimenti. Complimenti davvero. Allora Mirko, l'ultima domanda te la facciamo noi sull'impegno di domani al Rigamonti, positività proprio nel senso morale e mentale, bene specificare in questo periodo. Sì, positività, dobbiamo cercare di dare continuità di risultati, sappiamo che domani andremo a affrontare una squadra in salute, una squadra che si è rimessa da quando è arrivato il nuovo allenatore in corsa playoff, però è anche una squadra che magari non sta lottando per un qualcosa come stiamo lottando noi. Penso che le nostre motivazioni devono essere più alte, perché noi vogliamo e dobbiamo cercare di salvarci a tutti i costi, quindi siamo qua, ci stiamo preparando al meglio, stiamo ricaricando le energie, perché quando vai a fare 3 partite in una settimana devi curare anche i dettagli, perché magari viene a meno un po' anche la condizione fisica, però dobbiamo guardarci dentro, come ho detto, e secondo me se giochiamo con lo spirito che abbiamo giocato le ultime 2 partite, potremmo tornare a casa da Brescia con punti importanti che per noi, per la nostra rincorsa alla salvezza, sono fondamentali. Grazie a Mirko Valdifiori dal ritiro in Lombardia, grazie a Max Mucciante, l'ufficio comunicazione della Pescara Calcio, che salutiamo. Massimo, i ragazzi rimangono collegati ancora per qualche minuto, per favore, perché noi stasera abbiamo un po' stravolto la scaletta per via delle tante sorprese, ma dobbiamo andare ancora sul campo insieme agli esordienti 2009, li vediamo lavorare, li ascoltiamo parlare insieme a Luca Teseo. Forse abbiamo un po' paura, ma non molliamo mai. Mi chiamo Francesco Giuseffatto, ho 12 anni e gioco al Pescara da 6 anni. Ciao a tutti, sono Francesco, ho 11 anni e gioco al Pescara da 2 anni. Siamo piccoli già grandi. Io con questo gruppo mi trovo molto bene, sono gentili e sono tutti bravi. Mi sostengono sempre e anche i mister sono molto bravi ad insegnarci tutte le tecniche di gioco. Il rapporto con gli altri ragazzi è molto bello e ci aiutiamo molto. Noi veniamo all'allenamento, iniziamo con un semplice riscaldamento ed un torello per divertirci, e poi iniziamo il riscaldamento con gli skip e subito dopo si iniziano, ecco, gli esercizi tecnici. Per chi non è tecnico, tecnici. Lo skip che cos'è? Sarebbe le ginocchia, cioè l'alzamento delle ginocchia. Uh-huh. Subito dopo si iniziano gli esercizi tecnici. Siamo noi il futuro. Il mister è molto gentile e molto bravo, ci aiuta a far capire le cose molto facilmente. Il mister è molto determinato e ci fa capire le sue scelte e perché, il motivo per cui le fa. Siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già grandi. Io ho già deciso, farò il terzino sinistro, mi ispiro a o a Marcelo oppure a Cristiano Del Grosso. A Cristiano Del Grosso? Perché quando l'ho visto giocare gioca molto bene, spinge molto. La grinta? Sì. Io ambisco a diventare un centrocampista. Piccolo mi ispiravo anche a Totti. Ah, una cosetta così? Sì, vabbè. E cos'è che ti piaceva di più di Totti? Anche l'essere capitano e il suo carattere soprattutto. La grinta mi è piaciuta anche perché faceva molti gol per essere un terzino sinistro. Ok, siccome ci segue, salutalo. Ciao Cristiano Del Grosso.
questi erano i ragazzi in campo, bravissimi ragazzi. Salutiamo anche Michele Di Bello, dirigente e accompagnatore, che è stato qui con noi in questa trasmissione. Grazie a tutti i ragazzi che sono stati collegati con noi, gli esordienti 2009. Grazie al mister, grazie al dirigente e accompagnatore, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa trasmissione, il nostro regista Andrea Di Fabio, grazie all'Alceo Tontoronati per la diretta web, grazie a Luca Teseo, Francesco Paolo Salviani, grazie naturalmente ad Angelo Londrillo e Giuseppe Geria, preziosissimi nella nostra trasmissione insieme a Massimo Mucciante della Pescara Calcio. Ci vediamo venerdì prossimo a Cuccioli e Campione. A tutti voi, buonanotte.